Dai, qua si comincia, siccome i 1000 metri di dislivello di ieri non mi erano bastati, oggi sono alla mezza maratona di Treviso e si corrono altri 21 km prima della maratona di Venezia. Ho appena ritirato un po' di roba, adesso mi devo cambiare e devo cercare anche mio nonno e mio papà che mi hanno accompagnato. Sono le 9:30, precise, spaccate, e fra 2 minuti si parte. Io adesso mi attacco a questi palloncini per cercare di chiudere la corsa in 1:50 e cercherò di staccarsi un attimo. Appena superato il ristoro del 5 km, le gambe ci sono, siamo in bolla con i tempi e si continua. Allora, siamo in direzione 10° km, abbiamo trovato Marco. Ciao! Come al solito si trova compagnia durante tutte le corse, anche oggi ero partito da solo, però c'è sempre un sacco di gente. Siamo quasi arrivati ai 15, il ritmo c'è, fiato pure, le gambe anche, e intanto c'è Sile qui al mio fianco. Come sta andando? Beh, per ora bene, speriamo duri. Ci siamo. Abbiamo appena superato i 15, abbiamo fatto il ristoro, adesso mancano gli ultimi 5. Siamo arrivati all'ultimo chilometro, non è più energia neanche per filmare. Però ci siamo. Siamo dentro l'1:50. Un po' di coraggio, dai!
siamo sull'ultimo rettilineo, si vede il traguardo di dietro. Ci siamo. Dai! Dai, che è fatta! Grande! E che ci siamo! Forza! Non ce la faccio più! Tornando giù le lacrime di nuovo, si continua a migliorare. Stefano, anche questo è per te. Siamo. Fatta 1,50. Massimo segue, mi raccomando, massima attenzione con il giornalino. Una volta tagliato il traguardo vi invitiamo a fare ancora un piccolo sforzo, 50 preciso, spaccato. Sai com'è andata? È forte. Ce l'ha fatta anche oggi. Bravo, wey, com'è andata? Questo è il vedere, noi vediamo spesso i bambini nelle gare all'estero, gli arrivi con i bambini, gli arrivi con le maschere. Raggi di sole, sono arrivato a casa, mi sono docciato, ho mangiato, ho pranzato, adesso mi stendo e dormo. È stato un piacere portarvi in montagna e portarvi a Treviso. Prossima tappa, Venezia. Ci vediamo fra 2 settimane.